Abbiamo in diretta con noi Gabriele Maio di stadiotardini.it, è il direttore di questo sito, sempre informato sulle cose di Parma. Gabriele, buon pomeriggio, benvenuto sui 92.7 di Teleradio Stereo. Buon pomeriggio a voi e bentrovati. Buonasera. Eccoci qua. Allora, intanto facciamo qui con Stefano Petrucci, qui presente, con Valentina Catoni e con il sottoscritto, una breve analisi retrospettiva. Come ha fatto, la domanda è molto semplice, anche se complessa forse nella risposta, come ha fatto il Parma a ridursi a questo livello? Magari tornando al suo precedente padrono, col quale abbiamo saputo tu avevi eccellenti rapporti, basta andare un po' su internet per vedere quanto ti amasse. Esatto. Esatto, ero stato messo all'indice quale nemico del Parma, poi nel momento del dolore forse l'unico che ha cercato di non lapidarlo del tutto sono stato io, ma d'altra parte questo fa anche un po' la differenza di spessore, direi. Allora la situazione è questa: io penso che sia Tommaso Ghirardi, che è un po' il principale artefice di questa situazione, sia Pietro Leonardi, da me ribattezzati l'uno l'armatore, l'altro l'ammiraglio, vivevano un po' troppo alla grande. Io non voglio pensare male, come gran parte dei tifosi del Parma, che possano aver combinato chissà che cosa. Semplicemente gestire una società senza metterci dei soldi poi va a finire che l'indebitamento cresce sia sotto un aspetto che quell'altro. È chiaro che c'erano delle entrate, come ha rimarcato Tommasi, in questi anni, che possono essere anche di 400 milioni come lui indicava, però chiaramente diluiti 7-8 anni diventano cifre abbordabili, però logicamente se queste cifre erano le medesime che servivano per mandare avanti la baracca con costi decisamente superiori rispetto alle entrate, è chiaro che un indebitamento di un certo tipo non poteva che essere costruito. Io a suo tempo avevo sempre parlato di gestione poco virtuosa del Parma, perché a mio modo di vedere venivano fatte spese troppo elevate rispetto a quello che poteva essere possibile, ma è chiaro che questa situazione faceva comodo a tutti, piaceva a tutti, a partire non solo da chi l'ha portata avanti, ma anche dai tifosi, che logicamente erano sicuramente più contenti di vedere giocare i vari Giovinco, Cassano e compagnia bella, piuttosto che altri pedatori meno nobili. Però una piazza come quella di Parma, che ha avuto un passato importante quando naturalmente c'era Calisto Tanzi, che insomma sappiamo tutti poi come è andata a finire, ma aveva un impero di un certo tipo, è evidente che non si poteva fare il verso a quel tipo di grandeur, cercando di batterne, peraltro anche riuscendoci, alcuni record di campionato, e questo era successo l'anno scorso. Io penso che il passo più lungo della gamba sia stato il motivo principale, un senso di onnipotenza, anche tutta questa serie di giocatori che sono stati scritturati in giro per l'Italia, cioè si sentivano secondo me invincibili, e in questo mi sento di ricollegarli ad altri casi tra virgolette un po' da cronaca nera che sono accaduti dalle nostre parti, laddove appunto certe situazioni che sono capitate a livello di amministrazione comunale, piuttosto che terminate con il tintinnare delle manette, diciamo così, il fil rouge che unisce tutto questo è appunto questo senso dell'onnipotenza, dell'essere invincibili, o ecco, comunque che ognuno può fare quello che vuole. Tra l'altro, Gabriele, io non vivendo la realtà cittadina, non lo so, però ho letto diversi articoli in questi giorni, insomma, corrispondenze proprio da Parma, del Corriere dello Sport, eccetera, in cui si parla di una città che è proprio in crisi, me lo confermi, una città che è sempre stata immagine di efficienza, opulenza, grande civiltà, eccetera, c'è proprio invece una crisi economica, civile e sociale molto importante, è vero? Certo, direi di sì. Parma sta vivendo un'epoca di decadenza, penso che sia abbastanza evidente, basta fare un giro in città, basta che qualcuno possa essere stato da queste parti 10 o 15 anni fa e torni oggi, insomma un po' di differenze immagino le possa vedere a occhio nudo, ma credo che se tutta una serie di episodi, non ultimi quelli che stavo ricordando prima, sono accaduti, è chiaro che questo dipende anche
appunto dalla decadenza che questa città ha avuto. Poi il sindaco si offende, perché mi è capitato anche di sentire conferenze nelle quali si cerca comunque di tenere alto il nome di questa città. Io credo invece con grande umiltà che si tratterebbe appunto di ripartire, insomma, facendosi anche qualche piccolo esame di coscienza, insomma, smettendo anche di crogiolarci nella nostra parmigianità e nel crederci sempre i più belli, i più bravi e i migliori. Indubbiamente un po' di autocritica va fatto anche a livello di tessuto cittadino. Poi naturalmente questo tipo di situazione non so quanto possa c'entrare con la crisi del Parma, però credo che effettivamente un po' di terreno fertile per fare determinate cose qua, insomma, lo si stia trovando adesso. Penso che siamo un passo indietro rispetto ad altre situazioni, comunque non lo stesso idilliaco di questo martoriato paese. Sì. Adesso, io tra l'altro stavo sbirciando, perché mi perdonerai, non lo seguo tanto vicino il Parma. Tutto sommato, nella formazione, per quello che possa valere una squadra che c'ha 9 punti, che rischiano anche di assottigliarsi, no, con le eventuali nuove penalizzazioni, e poi aspettiamo ovviamente lunedì prossimo per capire che cosa succederà, ma ci sono anche dei giocatori di profili interessanti. Per esempio Rodriguez era uno che ha giocato solo in grandissime squadre, era un giocatore di cui si parlava, ma anche Paletta, che è andato via, ha fatto i mondiali, ce ne sono tanti, cioè non era una squadra sulla carta così scombiccherata, insomma, no? Certo, ma allora intanto dobbiamo fare una piccola differenza tra quello che era il Parma prima di questo mercato invernale e quello successivo. Io credo che in condizioni normali, cioè se non ci fosse stata una società tra virgolette disastrata così come è stata quest'anno, il parco giocatori anche a inizio stagione poteva garantire quantomeno tra il decimo e il dodicesimo posto, questo al netto degli infortuni gravi che ci sono stati, perché poi abbiamo avuto decimata la rosa, no? Perdendo diversi giocatori, adesso ti dico Biabiani, Paletta stesso è stato a lungo tempo indisponibile, lo stesso Cassani che era un altro punto fermo dell'anno passato, poteva essere una formazione che avrebbe potuto dire la sua. Poi però sicuramente dal punto di vista psicologico la componente societaria ha pesato, poi come si suol dire piove sul bagnato, e quindi anche la situazione di tutti questi gravi infortunati ha fatto sì che giocassero giocatori che a inizio stagione lo stesso Donadoni non aveva esitato a definire esuberi, perché quando si era ritrovato una rosa di 28 giocatori, insomma, aveva fatto capire chiaro e tondo che ce n'era qualcuno di troppo. Perfetto, poi alla fine, vista la situazione, ha dovuto proprio fare di necessità virtù e utilizzare le seconde barra terze scelte. A gennaio, complice l'interregno societario di Taci, anche se lui non è mai apparso direttamente, il petroliere albanese ha fatto sì che arrivassero rinforzi di un certo tipo, tra cui appunto il da te citato Rodriguez e lo stesso Varela, che sono stati due inserimenti molto importanti, tant'è che non voglio parlare di residue speranze di salvezza, perché non voglio essere ridicolo, però tant'è che insomma c'è speranza di vedere comunque un Parma differente di qui alla fine della stagione, proprio anche grazie all'innesto di questi due giocatori che hanno portato indubbiamente qualità e anche un po' di aria pulita, aria sana nello spogliatoio. E lo stesso potremmo dire anche per Nocerino, che si è aggiunto sempre durante il mercato invernale, anche se la differenza l'hanno fatto di più un po' gli altri due. E adesso poi sì, Paletta è stato ceduto, è stata fatta un po' di cassa durante questo periodo, che un po' ovviamente non faceva male, e adesso appunto il punto di domanda principale dal punto di vista societario riguarda questo nuovo passaggio di mano, no? La cessione da questa Dastraso Holding, società teoricamente russo-cipriota, che poi in realtà era soltanto albanese, la componente russa non si è mai materializzata, e credo che possa essere questo il motivo per cui Taci ha fatto le valigie, a questo nuovo personaggio, questo Manenti, che è noto, diciamo così, per i suoi precedenti tentativi di acquisizione della Provercelli del Brescia, rimasto negli annali soprattutto per il Brescia, o delle cartiere Pigna per entrare in un altro settore.
personaggio insomma piuttosto non il massimo dell'affidabilità a giudicare precedente, insomma, poi vediamo. Ma no, da giudicare i precedenti no, però guarda, ieri agli altri consiglieri d'amministrazione, anzi scusa, non agli altri consiglieri d'amministrazione, ai soci di minoranza delle due società, la controllante e la controllata, avrebbe mostrato un documento bancario che non sembra assolutamente farlocco, che starebbe documentando insomma che i soldi ci sarebbero. Dopodiché se tu mi dici tu ci credi, io ti rispondo guarda, io ci metto un punto interrogativo grande come una casa, tenendo presente quelli che sono stati i precedenti, però considerato che il Parma praticamente dopo la partita con il Milan era, voglio dire, tecnicamente fallito, nel senso che Tacci aveva già maturato la decisione di far portare i suoi uomini i libri in tribunale, questo ennesimo tentativo di rianimazione credo che possa sortire soltanto dei vantaggi se le cose andranno a buon fine, altrimenti non modificherà di una virgola quello che era lo scenario precedente. Quindi questi ultimi pittoreschi finché si vuole, però insomma non costa niente da fiducia, tanto sono 6 mesi o 7 che si sentivano dire, giocatori soprattutto, che devono prendere gli stipendi, ma non solo loro, è tutto predisposto, perché doveva arrivare chissà che cosa. In realtà penso che Tacci abbia dato il colpo definitivo al Parma con l'immobilismo sul mercato. Adesso noi siamo attesi dalla partita domani sera con il Chievo, no? Questa partita avrebbe potuto rappresentare lo spartiacque per la salvezza. Se voi vedete la posizione in classifica del Cesena, quella poteva essere la posizione del Parma allo scontro diretto, dal momento che il Parma aveva gli stessi punti del Cesena fino allo scontro diretto proprio con loro. Una ipotetica marcia salvezza avrebbe dovuto come dire, garantire gli stessi punti che hanno fatto i romagnoli, e consentire poi di arrivare a questa sorta di scontro diretto col Chievo, riaprendo totalmente il discorso salvezza. Se ce la possono fare quelli del Cesena, a maggior ragione avrebbe potuto farci dal Parma se le cose fossero andate in un certo modo. Ma perché parlo di colpo di grazia di Tacci? Parlo di colpo di grazia di Tacci perché il 6 di gennaio la società nuova degli albanesi, diciamo così, si era insediata il 19 di dicembre, quindi con tutto il tempo a disposizione per poter fare il mercato. Dicevo, il 6 gennaio il Parma gioca la prima partita del 2015 alla ripresa dopo la sosta natalizia con la Fiorentina e vince. E battere la Fiorentina non è che sia esattamente la cosa più semplice di questo mondo. Con una dose di fortuna direi micidiale, sembrava appunto che il vento fosse voltato, però arrivati a questo punto, cioè, se avevi anche il vento in poppa di Eupalla, come avrebbe detto Brera, insomma, potevamo cercare di fare qualcosa sia dal punto di vista societario, immettendo forze fresche. Tra l'altro Rodriguez e Varela sono arrivati dopo altre due partite, se non ricordo male. Sì. Quindi puntare sugli stessi che avevano balbettato fino a quel punto, in attesa non si capisce di cosa. Io immagino di soldi che non erano mai arrivati, che lui, Tacci, pensava di poter avere da qualche fantomatico componente di questa cordata russa che non si è mai materializzata. E dico, tutto il tempo prezioso si è buttato via, e assieme al tempo prezioso si sono buttati alle ortiche anche 40 milioni di euro, vale a dire il valore dei diritti televisivi della stagione successiva. In questo modo, se il Parma avesse mantenuto la categoria con l'introito di quei quattrini, la situazione sicuramente sarebbe stata meno drammatica dell'attuale, e un tentativo di salvataggio avrebbe avuto maggiori possibilità di successo. Invece è stato buttato via del tempo prezioso con tutte queste promesse che si rincorrevano, e non si è arrivati a capo di niente. Quindi adesso questi ultimi che sono arrivati, io adesso vedo i miei colleghi che hanno dormicchiato per lunghi anni su quello che nel frattempo stava succedendo a Parma, mentre io appunto dovevo prendere su del nemico soltanto perché cercavo di dire le cose come stavano. Adesso si sono tutti messi a fare indagini, lo stesso dicasi per i tifosi o gli ispettori da web, da tastiera, si sono messi tutti a fare la radiografia a manenti, perfetto, ma tanto ormai cosa serve? Il Parma era praticamente già morto, metti caso che questo qua
per un colpo X, una possibilità su un milione, ci tira fuori dalle ortiche, cosa sarà ormai mettersi qua a fare la radiografia, ma questo qua c'ha un casolare in campagna piuttosto che, certo. Cinque mogli. Anche perché poi se c'è blef se scopre rapidamente. No, si scopre già insomma, nel giro di pochi giorni, già il 16, vede, no? Già dopo la data della messa in mora eventuale. Noi dobbiamo fermarci un istante per una breve pausa pubblicitaria. Puoi attenderci, Gabriele? Avremo ancora abbiamo domanda. Anche delle domande che sono arrivate dai nostri ascoltatori. A fra poco, eh. Rientriamo ancora per qualche minuto in compagnia di Gabriele Maio di StadioTardini.it. Gabriele, ci sei? Sì, sì, sono qua. Beh, io penso che una difficoltà poi per il Parma in questo segmento di stagione, ormai abbastanza lungo, sia stato concentrarsi sull'evento agonistico. L'ha detto anche, non ricordo quale giocatore che è andato in B, alla sua presentazione, non ricordo sinceramente, che si è trasferito in Serie B. Felipe? Adesso, Felipe si è proprio svincolato, no. Un giocatore è andato in B in una squadra, era una riserva, comunque il Parma ha detto a noi purtroppo sì ci allenavamo ma fra noi parlavamo no, dell'avversario, parlavamo che situazione c'è, che futuro abbiamo, non è normale, no? Sereno così concentrato su quello che devi fare. Senti, c'è la nostra ascoltatrice Sara che ti chiede, caro Gabriele, cosa pensa in generale Parma di Antonio Cassano e della vicenda della sua risoluzione, che è, diciamo così, la vicenda simbolica di questo progressivo sfaldarsi proprio del Parma. Sì, allora, quando si era presentato Cassano, insomma, avrebbe voluto un consenso di stampo coreano, diciamo così, il 100% di consensi avrebbe voluto, e l'aveva esplicitamente chiesto nella sua conferenza di presentazione. Lui vive di quello. Ora, direi che le folle un po' si dividono, perché da un lato c'è chi ha apprezzato il suo gesto, perché comunque sia ha scoperchiato, come si suol dire, il vaso di Pandora, e dall'altro lato però il fatto stesso che poi lui non sia rimasto a far gruppo come gli altri giocatori, che comunque sono lo stesso intenzionati a mettere in mora la società con la scadenza del 16 di febbraio, il fatto insomma che abbia agito isolatamente, questo può aver portato un po' di dubbi su quello che può essere stato il suo operato, nel senso che se lui fosse stato come dire il capopopolo, no? che parlava al posto degli altri, perché è più famoso degli altri, perché se dice le cose che ha detto Cassano ovviamente c'è un certo tipo di cassa di risonanza, se le avesse dette che ne so Mauri, che è il ragazzino di 18 anni, peraltro il miglior pezzo rimasto da poter vendere sul mercato, sarebbe stato logicamente di una portata del tutto differente. Il fatto di arrivare infine ad essere lui l'unico ad andare via, beh, insomma, ha fatto un po' perdere, diciamo così, l'ispirazione romantica, no? che il suo gesto poteva nascondere. È chiaro anche che non essendosi ancora per il momento accasato da nessuna parte, effettivamente il buon gesto ci può essere ancora. È chiaro che se lui passate 48 ore, no, da questo brusco addio, si fosse accasato subito da un'altra parte, avrebbe fatto una figura peggiore ancora. Evidentemente non aveva nessuno alle spalle, certo sappiamo perfettamente gli abboccamenti che aveva avuto sul mercato anche precedentemente, però insomma penso che fosse abbastanza normale, anzi credo che abbia sopportato forse anche troppo una situazione pesantissima senza creare particolari turbative. Il fatto poi che sia andato via, dopo che è andato, insomma, basta vedere un po' il rendimento della squadra e di qualche suo compagno, forse si capisce che magari poteva esserci forse anche qualche piccola ruggine probabilmente nello spogliatoio tra qualcuno. La cosa squallida che lui fa, secondo me, da questo punto di vista, noi che l'abbiamo conosciuto ai tempi di Roma, insomma della Roma, non si smentisce neanche troppo, è quando, utilizzando il profilo della moglie, risponde a Donadoni definendolo in quel modo che non voglio neanche ripetere. E poi dice: parli tu di dignità che hai perso 17 partite, ma perché tu ci stavi in campo? Sì, non c'è. Hai perso 17 partite e te dove stavi? Atteggiamento. Cioè, come se fosse la sua, esatto, infatti sì, stavo dimenticando in effetti questa appendice virtuale che ulteriormente insomma lo ha fatto un po' passare dalla parte del torto, nel senso che se tutto sommato
come ricordavo prima, lui è quello che insomma, ha fatto apparire agli occhi di tutti a livello nazionale quello che sta accadendo a Parma. Nello stesso tempo, sì, quel tweet lo ha, come dire, squalificato. Poi è chiaro che lo stesso Donadoni, forse in precedenza, magari qualche battutina, poteva anche, un po' al vetriolo, poteva anche averla fatta, anche se non aveva mai fatto il nome di Cassano, ma si capiva perfettamente chi poteva essere il destinatario. Rispondere in quel modo, insomma, che fa un po' passare anche dalla parte del torto, se hai ragione, ecco. Insomma, a proposito di pensieri riservati al terreno agonistico e altri pensieri, il Parma, noi ovviamente qui da Roma, legati alla Roma, insomma, parliamo, pensiamo a quello soprattutto, caro Gabriele, più che a Parma Chievo, pensiamo a Roma-Parma. Insomma, come gioca il Parma quella partita, sapendo che il giorno dopo si decide il loro destino professionale e quello della società che teoricamente dovrebbe pagarli, insomma, no? Sì, teoricamente. Allora, quella è la cosiddetta deadline, quella del 16 febbraio, anche perché in quel caso, se il Parma non dovesse pagare le mensilità pregresse, si ritroverebbe ulteriori 2 punti di penalizzazione sul groppone, oltre ai 2 che già, tra virgolette, ha vinto, avendo bucato le obbligatorietà del mese di novembre. Traduco per chi non conoscesse questi termini. Obbligatorietà sono le scadenze fissate dalla Federazione Calcio per gli adempimenti fiscali e retributivi nei confronti di giocatori tesserati, tecnici, dirigenti e appunto calciatori. Il Parma Calcio, l'ultimo stipendio che ci risulta essere pagato è quello del mese di luglio per quanto riguarda logicamente i calciatori. Sono rimasti indietro nell'obbligatorietà di novembre i mesi di agosto e di settembre, mentre l'obbligatorietà di febbraio prevede, oltre al pagamento di quelle 2 mensilità rimaste indietro, anche ottobre, novembre e dicembre, che era l'altro trimestre. Insomma, quindi sono sostanzialmente 5 mensilità. Questo per arrivare soltanto al 31 dicembre. Poi logicamente è già passato anche il mese di gennaio, però questo qua ovviamente se ne riparlerà un po' più avanti. È chiaro che con una posizione di classifica come l'attuale, insomma, no, 2 punti di penalizzazione avanti, 2 punti di penalizzazione indietro, non è che ti cambia la vita, visto che siamo ultimissimi a una distanza abbastanza siderale dall'ipotetico quarto ultimo posto. Però è lo stesso un segnale di serietà di questo personaggio, che appunto ha una brutta pagella, diciamo così, e che deve cercare di migliorare, al di là del fatto dell'ultimatum della messa in mora, perché sempre il 16 febbraio c'è questo tipo di scadenza. Come reagiranno? Allora, ti dico, per domani prima di Parma Chievo è prevista una conferenza stampa nella quale la nuova proprietà dovrà mostrare quel documento o similare fatto già vedere ieri ai consiglieri d'amministrazione. Praticamente dovrebbero mostrare un documento che testimonia che a brevissimo arriveranno sui vari conti correnti dei beneficiari le somme predisposte. E quindi insomma può essere che arrivi alla partita con la Roma con questo tipo di pendenze già sistemate. Ma al di là di tutto è chiaro che la Roma è insomma una grande squadra, la seconda forza del campionato, abbiamo insomma fatto delle figure pessime anche quando le cose andavano meglio. Insomma, voglia lo stesso di non fare una pessima figura all'Olimpico, immagino ci sia. Sì. Del resto, se pensiamo all'ultima partita esterna giocata dal Parma, è stata quella col Milan. Beh, insomma, certo, nel primo tempo, se c'era una squadra che meritava di vincere, era proprio il Parma. E ricordiamo anche Parma-Juventus di Coppa Italia, dove insomma si è onorato l'impegno fino all'ultimo. Gabriele, noi ti dobbiamo salutare, sei stato gentilissimo, ci hai anche illuminato come su no, tanti aspetti. Come no? Grazie davvero, Gabriele. Perfetto, volentieri, sono a vostra disposizione. Grazie. Poi se mi volete scritturare, ciao. Molto bene, come no? Direttore, ero un vecchio radiofonico, si sa mai che vi servano forze nuove, sono in campagna acquisti. Va bene. Teniamo presente. Va bene. Un saluto, bacio, buon lavoro, grazie Gabriele.